Salve a tutti e ritrovati qui con un nuovo video. Oggi sono qui per spiegare magari a quelle persone a cui non piace Android e la sua personalizzazione, mettiamo conto appunto la home screen, la touchwiz di Samsung, oppure anche comunque una personalizzazione con un launcher tipo Nova Launcher, appunto sono qui per spiegarvi come modificarla magari con un'interfaccia iPhone, quindi un'interfaccia iOS. Come si fa? Andiamo sulle impostazioni. Io ho già scaricato l'applicazione, poi vi farò comunque vedere il nome dell'applicazione e vi lascerò comunque il link in descrizione per andare appunto a scaricarla. Andiamo a cambiare il launcher predefinito e come vedete ora sono in stile iOS di Apple. Ho tutte le pagine messe una a fianco all'altra, ho le cartelle identiche a quelle di Apple, come vedete. Se io vado qui posso anche scorrere, quindi sta più roba dentro le cartelle. Un'altra cosa che possiamo andare a fare, grazie sempre a un'applicazione, è la possibilità di avere il pannello di controllo in stile appunto Apple. Avremo tutti i toggle qui in alto per accendere magari il wifi oppure il 3G, la suonalia, la luminosità automatica, la possibilità di far partire la musica, quindi andando a premere play noi potremo andare a far partire una musica, come vedete appunto è partita. Adesso chiudo. Qui abbiamo i dati relativi al nostro telefono, quindi abbiamo la memoria interna, adesso ho ancora 14 giga liberi, la batteria 98% e la memoria RAM. Qui abbiamo gli altri toggle tipo calcolatrice, fotocamera, poi abbiamo la torcia, come vedete si è accesa. Diciamo che questa è un po' meno fluida in realtà, però comunque funziona bene. In alto avete anche la data di oggi, quindi meglio di così. Un'altra cosa che serve per diciamo somigliare di più a iOS di Apple è Geek Camera, che è una appunto una fotocamera alternativa che assomiglia molto appunto a quella di Apple. Abbiamo qui il tasto da premere per fare la foto, è una foto molto molto veloce. Poi possiamo andare sulla parte video, quindi basta scorrere. Ecco, l'unica cosa, per esempio qui sul mio telefono avrei anche lo slow motion, avrei tante opzioni in più che qui purtroppo con questa applicazione non riesco ad aprire. Abbiamo foto, abbiamo anche square. Poi se noi andiamo qui in basso possiamo scegliere vari filtri, quindi per poter cambiare colore alle immagini e alle foto che facciamo. Le applicazioni avrei anche in realtà la tastiera e la lock screen, che comunque io vi lascerò il link in descrizione, ma la tastiera è solo in lingua inglese, non ha l'autocorrettore e si fa una fatica assurda a mettere gli accenti, anche perché essendo la tastiera in inglese gli accenti appunto non li hanno. Mentre per la lock screen è una lock screen davvero molto bella, identica, quindi c'è lo slide to unlock e il pin addirittura. L'unica cosa che è entrata in conflitto con la lock screen mia, quella principale, e ho andato in un loop praticamente infinito che continuava a accendersi e spegnersi lo schermo e ho dovuto disinstallarla. Io vi lascerò comunque il link in descrizione, vedete poi voi se volete scaricarla e correre questo rischio. Bene, per il resto comunque, come vedete, l'interfaccia è molto molto simile. Ovviamente lo sfondo potete tranquillamente cambiare entrando nelle impostazioni del launcher. L'unica cosa ovviamente è che se noi poi entriamo dentro un'applicazione, quell'applicazione rimarrà appunto in stile Android, non cambierà anche quella in stile Apple. Bene, il video finisce qui, spero che comunque vi sia piaciuto. Troverete tutti i link in descrizione per scaricare tutte le applicazioni che ho utilizzato e che anche quelle che non ho utilizzato, quindi come la tastiera e la lock screen. E vi invito a lasciare un mi piace e un commento e ci vediamo al prossimo video.